Dopo le feste è vietato buttare e se la dispensa è ancora piena, il consiglio è svuotarla con metodo. Alla vigilia della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, il consorzio Zampone Cotechino Modena IGP ha invitato a festeggiare il nuovo anno all'insegna del gusto e del riciclo. Al ristorante Esposizioni di Roma è andato in scena uno show cooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L'evento è nato con lo scopo di stimolare il consumo dei prodotti tipici del cenone o del pranzo di Natale, anche fuori stagione, a distanza di quasi un mese, proponendo ricette gustose e originali. Ideali per smaltire la dispensa, ma con creatività, strizzando un occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare. All'evento hanno aderito stelle del mondo dello sport, della TV e dello spettacolo, che si sono cimentati ai fornelli, creando la loro ricetta del cuore con i prodotti rimasti inutilizzati dopo le feste. Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. La mia ricetta di oggi è una ricetta che piace a tutti quanti. Io sono qua per vincere e vinceremo. Zazza. Insomma, un risotto alle erbe. Perciò una cosa buona che non dà pesantezza, non quelle cose mantecate, burro l'abbiamo scartato. E soprattutto insomma un cotechino, che la differenza tra cotechino e zampone la conoscete, uno ha la zampetta e quell'altro insomma c'ha un'altra, ma il contenuto è lo stesso. E ripasserò, insomma scotterò questo cotechino, quindi insomma risotto con cotechino, un matrimonio perfetto. L'attore Neri Marco Re. Senza essere catastrofisti, ma altrettanto neanche troppo spensierati, credo che parlare di sostenibilità sia sempre più importante e urgente se non vogliamo disinteressarci del tutto al destino di questo nostro pianeta, che noi magari abitiamo da qualche decennio, e che però insomma se pensiamo a chi verrà dopo non possiamo non agire con determinati comportamenti, quindi il rispetto per l'ambiente, lo sprecare meno credo sia una cosa, un dettame fondamentale. Paolo Ferrari, presidente Consorzio Zampone Cotechino Modena IGP. Lo spreco alimentare direi che è proprio una cosa da eliminare totalmente. La fortuna che abbiamo nel nostro prodotto, che è un prodotto che ha una lunga conservazione, però anche se ha una lunga conservazione, perché dover aspettare un anno intero per poterlo consumare? Si può tranquillamente sfruttarlo, adoperarlo durante tutto l'arco dell'anno, ecco perché dispensa spellata, come detto, è una provocazione. Vogliamo rivivere un secondo capodanno, anche se siamo alla fine di gennaio, ma proprio per far dire che se della roba è rimasta dentro le dispense, il nostro prodotto Zampone Cotechino può essere tranquillamente adoperato anche adesso, ma poi soprattutto per lanciare anche un messaggio proprio etico, che anche come consorzio noi siamo molto attenti e molto sensibili contro lo spreco alimentare, che tutto quello che c'è nelle nostre dispense deve essere utilizzato assolutamente e non deve essere buttato via.